Tanti auguri Alessia, ti vogliamo molto bene. Augurissimi e ti auguro ogni felicità che meriti. E sei una persona speciale. Niente, ti auguro un buon compleanno, sono 30 anni, quindi è una tappa importante. Auguri Alessia per il tuo compleanno. E spero comunque ne farà anche altre, comunque è arrivata a questa età in modo soddisfacente, almeno per me. Tanti auguri Alessia. Alessia, ti voglio bene. Tanti auguri Alessia, che la vita possa regalarti sempre cose belle. Un auguri. Faccio tanti auguri alla mia metà, alla mia dolce metà Alessia, per il suo 30° compleanno. Auguri amore mio, ti amo. Anche al mio 30° compleanno, anche se non me li sento fisicamente, ma psicologicamente me ne sento molto in più, perché tutto il nostro operato, tutto il mio operato che è stato fatto anno per anno da tutti questi anni dopo tutta questa battaglia, me ne sento tanti all'interno psicologicamente, perché quello vale, avere un cervello maturo. Si innamora di me, ma sento do fa e tornare da voto braccia che lulla. Si innamora di me, ma se ne va non ci pensare e tornare da voto a tu che lulla. Te si spuglia da ca, te si spuglia da ca. Belle non lo saci, come faccio a te guardare? Te voglio bene ancora, ma se ricevo da te, intanto ti accontente con questa canzoncella. In questo momento ci stiamo preparando per la torta, quindi dopo questa, diciamo, breve intervista io tornerò a fare il mio lavoro. E niente, è stata una bella serata, piacevole, e tanti auguri ad Alessia Cinquegrana, che è bella e, diciamo, 30 anni non si vedono proprio. Si nada tu sabendo, non è stato tutto l'ora, a tutto che tu me la presa faccio con amore. Si nada andava, soltanto un cielo bello con a te. A sta città c'è nuova ancora mille tradizioni, una pizza nazionale a serrata la maggiore. Sta canzone, a voce canta insieme a me. Grande, a ieri se ne fatta una volta e tre, e mamma del gambù
un piacere immenso, perché al di là dell'artista tra di noi è nata un'amicizia veramente speciale, quindi sono contentissimo, pure per la tarda ora, perché i soldi nella vita non contano tanto. A volte chi dice che trova un amico trova un tesoro. Trovare due persone splendide come loro per me è stata veramente una grande gioia, quindi sono venuto veramente con il cuore, e poi ad un compleanno così speciale non poteva mancare Nando. Nei tuoi progetti futuri a livello musicale cosa c'è in programma? Al di là finiamo questo tour che d'estate, sai, fino a fine ottobre lavoriamo tantissimo. Poi c'ho in cantiere un singolo che uscirà a marzo con un produttore che poi non svegliamo, perché io sono un po' scaramantico. Quando magari la notizia sarà tutta completa la daremo. Allora, Contrasto TV, un bacio fortissimo, vi voglio bene, seguite sempre la musica neomelodica perché è la musica napoletana dei nostri tempi. E poi un bacio a queste persone che voglio bene. Auguri, ma di tutto auguri ad Alessia.